Giro d'Italia, un luogo dove assaporare prodotti al 100% italiani, partendo dagli antipasti, passando attraverso i profumi e i sapori dei prodotti tipici regionali, tenendo sempre in borraccia i migliori vini del territorio nazionale, senza dimenticare i salumi tra una tappa e l'altra e terminando in volata con un'ottima scelta di dolci. Giro d'Italia nasce a Siracusa con l'intenzione di portare la cucina italiana a tavola con grande attenzione per la qualità delle materie prime. Le ricette sono preparate nel rispetto della tradizione della regione in cui nascono. Ogni tappa, ogni regione, una bellezza enogastronomica da poter godere rimanendo in sella. Abbiamo voluto dare un tocco retro al locale, quello che per gli italiani è la tradizione del Giro d'Italia, della trattoria, dell'antica trattoria. Quindi le sedie, vediamo, i tavoli, sono tutti oggetti che ci rimandano a un'immagine collettiva che abbiamo di quel periodo dell'Italia, appunto di Coppi e Bartali. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. Giro d'Italia con autoguida map dà la possibilità a tutti i turisti che vengono dall'estero e anche italiani, perché l'abbiamo fatto in 7 lingue, di visitare ben 31 siti turistici a Siracusa con una cuffietta, quindi in assoluta autonomia possiamo girare la città in bicicletta, e partendo come tappa di partenza dal Giro d'Italia, quindi dopo un panino per smaltire e magari dopo al rientro per un aperitivo per completare la giornata. Che le nostre biciclette non sono le bici da corsa, ma aiutano un po', siamo sempre sulla mobilità elettrica, con un pranzo e cena, un'offerta speciale nel pacchetto dopo del rent della bici.